Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è San Valentino, infatti sono abbinata a San Valentino, rosso, un vestitino è comunque, è un vestitino lunghissimo, cioè mi arriva fino qua, e ora però infatti vedete che sto struccata e mi dovrei truccare, vedete, beh, se non ce l'ho, non niente. Avevo messo solo il rossetto prima. Oggi teniamo più tempo perché, raga, stiamo vicino a 28 minuti e 42 secondi, quindi teniamo più tempo delle altre volte. Quindi io ho preparato tutto il trucco qui, guardate, infatti si vede molto specialmente, si vede tutto. Quindi, dato che oggi è San Valentino, un trucco più, diciamo, più compasso, yeah, diciamo, più, diciamo che, no? Facciamo tutto. Quindi iniziamo dalle basi, diciamo il fondotinta noi. Alle basi, il fondotinta, diciamo, basi. Quindi passiamo dalle basi, ce lo mettiamo per tutta la faccia un puntino. Non è vero, dai, facciamo. No, sono qua e qua. Ecco qui, infatti si vede che abbiamo messo da tutte le parti. Ora facciamo è caduta a terra, vero? Iniziamo a fare le basi sotto. Ok. Sto guardando sopra perché tengo lo specchio gigante. Vedete, tengo lo specchio lì. Quindi, se vado di là, non mi prendete per pazza. Sono un poco pazza, sì, lo so, però non sono che non vi guardavo nella telecamera. Ecco qua. Vabbè, il mascara me la posso mettere pure che vuoi da voi. Però, dato che il mio telefono è piccolo e rotto e mi conviene di guardarvi allo specchio. Allora, infatti si vede che me l'ho messo. Sono ritornata. Me l'ho messo con. Quindi iniziamo dai basi pure qui. E qui. Infatti me l'ho messo dai puntini qui e qui. Poi dopo passiamo di più sotto. Ok, ora passiamo dalle basi sotto qui. Ora, ok, infatti dalle basi qui sotto è più chiaro, non è scuro, quindi iniziamo bene. Ok, uso sempre lo stesso pennello, la stessa spugnetta perché. Però faccio l'altro lato. Ok. Infatti, ecco qui. Ora, dopo finito di questo, iniziamo dalle basi particolarmente sfumare. Qui, quindi devo fare qui. Poi devo fare qui. Vabbè, ora ci organizziamo. Questo comunque è il risultato. Devo fare qua. Con questo comunque è il risultato, ho messo il mascara e tutto, come vedete. Ora manca solo di fare le cose. Prendiamo i pennelli, uno, due, vedete, ma dove le metti? Una parte e tre, non mi servono altre. Tengo il mio make-up per mettere le cose. Ora iniziamo dagli occhi. Quindi, dato che è molto particolare questo giorno, io farò tante quelle prime cose. Allora, io tengo questo qui bianco che si mette sopra gli occhi prima di mettermi il trucco in faccia per farmelo mantenere. Ok, messo qui. Ok,
Ora metterò il trucco. Quindi partiamo dalla base più chiaretta. Ecco qui. Sopra, cioè sotto. Poi mettiamo la base più scuretta sopra qui. Ecco qui. Ecco. Teniamo 5, vabbè, teniamo tanto tempo ancora. Ok, questo è il risultato. Però tengo i glitter pure dopo, quindi mettiamoci pure il glitter dopo. Sfumiamo un pochino. Ok. Meglio di così non potevo farlo. Ora facciamo l'altro lato. Mi vado sempre qui dentro perché non tengo lo specchio, quindi anzi, mi vado qui. Devo fare tutto al contrario stavolta. Non mi trovo la gomma. Ditemi tutto quello che volete, non si tocca così. Però non mi trovo secco. E dove mi metterò i gripper. Ok. Dopo gli occhi ho fatto tutti gli occhi. Qui. Ora metterò i glitter rossi. E dato che è a l'ovio, metto i glitter rossi. Aspettate un attimo che non li so più. Comunque si sono levate le unghie proprio il giorno di San Valentino. No. Ok, ecco qui tutti i glitter, la paletta glitterata. Che ne dite? Mi metto i rossi perché io i rossi almeno fanno tutto il bordo. Qui però non tengo ok, me le sto mettendo bene. Ok, devo dire la verità, sta non bene pure con il mio vestitino. Ecco qui. Me l'ho messo solo la riga sopra, che così veniva tipo alla moda che si portano mo. Dopo metto pure gli argentati sotto. Qui così abbiniamo pure al vestito. Il nero non ce l'ho, quindi metto solo l'argento rosso. Che siamo a Natale, diciamo. Vabbè, dopo la palette glitterata, infatti si vede come dove si glitter. Ora iniziamo con le basi particolarmente quasi finite. Anche quasi non ci vuole niente, se tipo poi non ci fai. Ok, iniziamo dopo, iniziamo da mascara. Ora mi devo mettere sulla matita. Matita nera, che è questo, che è quasi finito. Vabbè, non si incazzi. Ah, mi sono tagliata pure la cosa. Ok, iniziamo con la matita. Vabbè, la parte più difficile del mondo, quindi prendo il mio specchietto. Si è tagliata la cosa, mamma mia.
Allora, raga, mi metto qui perché devo vedermi. Quindi mi vedete? Mi vedete? Mi sto mettendo di qua, mi vedo meglio. Mi si è ciecata l'occhio. Non piangiamo, Antonia, perché se piangi dopo si rompe, si sfoca tutto. La matita è sempre difficile di mettere. La devo pettinare, ragazzi. A pettinare poi, l'ho detto. Bella, raga. Temperare, non pettinare. Ok, ora fatto. Ecco qua. Ora iniziamo con le labbra. Ah no, con il sto facendo il contorno qui. Vabbè, ho fatto una macchia, vabbè, uno ce lo leviamo subito. Allora facciamo una riga marroncina qui. E ora la passiamo con questo. Il contouring qui ho fatto. Ok, il contouring qui si sta facendo. Le persone me ne dicono che non mi trucco. Sto qui. Allora passiamo alle labbra. Ah no, il naso. Il naso e contouring sempre. Quindi passiamo sempre questo qui. Ora passiamo sempre qui il contouring del naso, questo si chiama. Infatti vedete, la differenza è sempre più piccolino. Non è sempre il mio. E ora passiamo alla bocca. Alla bocca ci ho impiccato 1340 volte, però poi ho fatto. Qui facciamo qui e ora ci mettiamo il rossetto rosso, ragazzi, non ci sbagliamo mai noi.
ancora la metà di questo la farò del gelato, quindi rosso, il gelato rosso. Aspetta, facciamo pure qui un altro pochino, ok. Ecco qui, fate la differenza. Ok, partiamo con il rosso. Ecco qui la metà gritarata e l'altra no. Ecco qui. Ora laverò i pennelli, giustamente, perché ora mi farò pure lo spacco, perché vabbè, per fare la più bella figura farò pure lo spacco. Lo spacco significa sopra le sopracciglia. Qua quasi non si vede che tengo lo spacco, ma davvero sembra lo spacco. Allora, lo spacco, spacco. Ora zomero sopra con la cosa, la spugnetta qui sopra. Così sembra proprio lo spacco delle sopracciglia. Ok, no, questo no, questo no, non è caldo. Ecco, fatto pure lo spacco, e diciamo lo spacco sopra le sopracciglia, ho quasi finito. Ora mi manca però li lavare i pennelli, quindi andiamo più il bicchiere. Qui il glitter, qui sopra il glitter con la matita, il contouring nel naso e il contouring qui. Quindi ditemi se vi piace nei commenti. Ora prenderò un bicchierino tipo questo. Se mi sentite di parlare bella voce perché stanno prendendo tutti. Allora stavano tornando con tutti, quindi non ci va detto. Quindi vado a riempire questo. Prendiamo un po' di sapone messo e laviamo i pennelli. Lavo prima questo qui, perché questi il nuovo lavo io, i nuovi lavo, quindi vi potete scordare che lavo i vecchi, quindi lavo. Aspetta, fatemi levare tutta sta roba, perché se cade un po' di acqua scuotano tutte, io piango, se non piango è al luxurio e faccio scesa tutto quanto, perché non si devono spugnare tutta la roba. Beh, questo lo devo lavare, quindi se si bagna non le fa, però tutta questa roba fatemi levare tutto. La buona spugnetta dopo non la devo lavare, quindi è inutile che facciamo vedere la buona spugnetta. Ok, ora devo levare lo specchio, perché questo pure lo devo lavare, quindi è inutile. Ok, laviamo il pennellino. Prendo pure i tovaglioli. Aspettate un attimo che io con questo lo faccio sempre. Ok, qui metto tutti i miei, come si chiama, tutta la roba che io lavo. Poi si scende pure un po' d'acqua. Ecco qui, si stanno lavando di come era sporco. Ecco qui. Questo farò così. Poi laverò questo. Questo non si leva, va. Mi sono andato un po' di sapone.
Bella, 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 bella. Si sveglia come Dio. Ok. Benissimo. No, non si leva. No, raga. E io lo spocco ancora di più. No, raga. Perché? No, raga, no, non si deve levare. No. Perché, perché, perché? No, non si deve levare. Rimane nero. Io mi scalo tutto il tempo che voglio. Tanto si deve levare. Io non ho detto, oh, 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 ti devi levare. Raga, non si vuole levare. Mamma fa. Come dobbiamo fare? Vabbè, non fa niente. Guarda che si sta levando. Ok. I rumori che state sentendo lo sta facendo mio zio. Si sta levando poco. Ok, si sta levando poco. Almeno si sta levando un pochino. Ok, si è levato. Ora possiamo pure questo. Ok. E ora va a lavare la spugnetta, la cosa più che schifo. Lavare la spugnetta. Perché? Dite questo. Perché dici che è schifo la spugnetta? No, non è schifo. È solo che quando si spocca dopo è la fine. Ok. Questo ho pulito un'altra volta l'acqua schierata. Credo che qua finirà un bordello mortale. Metto tanto sapone sopra la spugnetta. E vorrei girare. Chiuderò poi la spugnetta qui dentro. No, già è sporca l'acqua. Cioè già la devo cambiare. Poi giustamente devo lavare qua dentro, dentro la lavandina, perché raga, non sto aprendo questo lavandino perché raga, perché come dire, dopo si bagna tutto il telefono, quindi vado nella vasca di qua, cioè nel lavandino piccolino. Questo è grande, dopo vado nel piccolo, cioè lo vado a riempire nel piccolo. Le bide. Quindi si sta pulendo, sì, però caccia troppa schiuma. Guarda qua. E se è tutta sporca, vabbè, è normale un fatto di questo. Ora vado a cambiare l'acqua. E lo tiriamo l'acqua. Ok, vabbè. Fatto pure qua. E prendo un'altra volta la spugnetta. Prendo la spugnetta, un'altra acqua, già si è fatta l'acqua sporca. Mamma mia, no. Se guardate la mia cosa, si è spaccata tutto. Mi state chiedendo in tanti sopra i commenti dove sta Anna Sorrise. Ragazzi, io non sto scendendo più perché vado a scuola e dopo scuola, quindi mi vedete solo e sapete la domenica a me. Ehi. Sulle 7 la domenica, quindi vi aspetto, sapete la domenica, mi aspettate. Ok, per questo video vorrei almeno 10 like, vorrei almeno 10.000 like oppure 10, mi bastano. Quindi ci vediamo
il sabato e la domenica, perché io infatti guardate qui è uscita nuova, la chiudo qui dentro, aia, la chiuso qui dentro, almeno si asciugherebbe. Ora butto questa roba qui dentro e pulisco. Quindi facciamo così, con i fazzoletti che ho avuto giustamente. Prendo questo coso qui verde per pulire. Poi vado a prendere la pezza. Quindi come prima pezza. E già. Prendiamo la pezza. Ho preso la pizza. Ora devo pulire il lavandino. Scusate, raga, ho sporcato tutto San Juan. Quindi ok, sta scendendo tutto nero. Aspettate, fammi alzare le maniche. Quando sono andato a casa per la prima volta non ho alzato le maniche, raga. Bene. Quindi ci guardiamo. Non si vuole legare, non si vuole legare. Vediamo se ho capito la qua sotto, no? Ok, sto scendo tutto nero. Ok, il tom di scala, il tom di là. Ora avremo l'acqua, ma non sta ad aprire il la doccia. Ok. Vabbè raga, prendo la asciugamano. Che tanto. Qua qui ho finito di asciugare. E allora ci vediamo, dato che sta scadendo il tempo tanto. Ci vediamo. Allora ragazzi, sta finendo il tempo, però non vi preoccupate, farò un altro video continuo. Farò il continuo. Ora sto facendo così per far levare almeno un po' d'acqua alla spugnetta. Quindi, oh, caduto. Quindi, ragazzi, farei il continuo della spugnetta che si sta a lavare. Volete vedere? Vi farò un segreto di come si leva l'acqua da vicino alle cose.